Tutto tiro, tutto tiro, Pericolo, pericolo. Ciao, sono Froxy. tutto tiro. Come devi morire? Salve a tutti ragazzi e bentornati su Monster Hunter 3 Ultimate. Io sono sempre Dark Griever. Oggi continuiamo con un altro dei miei 7 misti. Uno dei 7 che amo particolarmente. Vediamo subito che non l'ho fatto apposta, La difesa. È uscita così, è uscita così. Ok, andiamo avanti e vediamo le skill. L'ho fatto anche per un fattore estetico, infatti questa la preferisco all'altro set che è simile, cambia solo una skill. So che l'altro è utile per le skill e non mi piace il pettorale. Invece qua l'ho fatto anche per estetica, il petto Zinogre si intona perfettamente secondo me alla Lagiacrus degli Abissi. Cosa abbiamo in questo set? Allora, recupero resistenza. Aumenta la velocità di recupero resistenza. Come abbiamo detto nell'altro video del set della Janoro di Froxy, è resistente questa skill. Recupera 4 volte di più la stamina, la barra gialla. La trovo molto utile nel caso in cui dobbiamo, per esempio, parare i colpi. O schivare, oppure tener premuto la carica del martello, ecco. Appena rilasciamo i colpi o lo scudo, la resistenza recupera 4 volte tanto e quindi siamo già pronti a riparare, oppure a rifare una carica. Lama filata non è acutezza, aumenta molto l'attacco, aumenta il livello dell'acutezza dell'arma. Cosa vuol dire? Attacco più 3 e artigiano. Questa è la skill esclusiva della Nether, quindi della Lagiacrus degli Abissi. È Maestro Spada, che nell'United si chiamava Cacciatore Stellare ed era un'esclusiva della Fatalis Bianco G. Che dire, attacco più 3 e artigiano, in una sola skill. Poi, Tenacia, come la Janoro di Froxy. Cos'ha questa skill? Equilibrio. Acrobata, resistenza vento più 1, resistenza corrente più 1 e tappo medio. Ora non sto a ridirvi tutte le cose che fanno queste skill, vi metto il link della Janoro e andate a vedervi insomma il set di Froxy dove spiega appunto ogni skill. E infine affilatura, c'era l'affilamento dell'arma perché non sapevo cosa mettere. Avere 10 punti e quindi metto, ma sì, dai, affiliamo più in fretta l'arma. Questa è la tabella. E ora andiamo a vedere nello specifico. Allora, purtroppo serve un'arma con uno slot almeno. In questo caso il martello del Nether, dove ho messo appunto affila rapido, gioiello mulino che dà rasoio. L'elmo è del Gemmoran G, quello normale. La donna ha il fiocco, invece il maschio ha... vabbè. No, meglio che sto zitto. Allora, l'elmo del Gemmoran da carica, scherma e tenacia. Ed è bello perché ha 3 slot, dove ho messo appunto tenacia più 4. Una decorazione da 3 slot. Come petto ho messo lo Zinogre, che sono andato a prendere solo gli slot del petto Zinogre per metterci 3 gioielli rasoio. Parabraccia Nether. Questi bracciali servono appunto per Maestro Spada, che dà 3 punti ed hanno 3 slot e un punto a resistente. I 3 slot ho messo tenacia, 4 punti. Invece la falda ho messo c'ha resistente più 3, maestro spada più 3 e non ha slot. Invece gli scigneri ho voluto mettere rasoio, infatti. Ah, e tenacia, giusto. Hanno di suo resistenza corrente, vabbè, e maestro spada più 1.
due slot dove ho messo appunto Tenace e Rasoio. E qui invece il talismano è resistente più 6, maestro spada più 3. Questo è stato un bel acquisto, questo talismano, perché lo uso anche con l'altro set. Essendo che tra l'altro maestro spada e resistente sono insieme alla Nether, quindi meglio di così. Ho avuto fortuna. Se no, avrei potuto fare la stessa cosa senza la skill resistente. O senza mettere a fila rapido, per dire. Dovevo tenere o una skill o l'altra. Questo set è molto utile un po' per tutte le armi, visto che incrementa l'attacco e l'acutezza. Spero che vi sia stato utile. Come sempre, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!